una partita, un gran premio, vi viene voglia di mangiare qualcosa. Sì. In Italia ormai è semplicissimo andare oltre, come dire, la splendida tradizione italiana, imbattersi, che so io, aiutami Barbara, kebab, poi... falafel, vabbè, sushi cinesi, o come se piovessero, ma adesso però è più difficile trovare i cinesi buoni, gli involtini vietnamiti vanno molto, ristoranti russi. Sai perché sono difficili i cinesi? Perché i cinesi si sono trasformati tutti in finti giapponesi. Finti. Vero. Perché va di più, è così, lo chiediamo al nostro ospite Lino Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Presidente, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Tutto questo perché dagli ultimi dati emersi nei giorni scorsi sono aumentati in maniera considerevole i ristoranti etnici in Italia. E secondo lei perché? Ci siamo un po' stufati della nostra tradizione, siamo diventati curiosi, costano di meno, non lo so. Innanzitutto una premessa: in un momento in cui i temi dell'immigrazione in questo paese generano preoccupazioni, le discussioni, gli scontri e le divisioni che conosciamo, insomma, il dato diffuso dalla Camera di Commercio di Milano è emblematico di due fenomeni sociali importanti, uno generale e l'altro settoriale. Quello generale è l'importanza di una buona immigrazione che genera lavoro e buona economia, come lei ha prima citato, e l'altro settoriale dimostra che il settore pubblico esercizio storicamente e dovunque, non solo in Italia, ha una importante funzione di aggregatore sociale per gli immigrati nuovi abitanti. La cucina italiana nel mondo, per esempio, è stata portata dai nostri immigranti e adesso sta succedendo l'inverso. Il perché di questo incremento della ristorazione etnica in Italia ha più spiegazioni. Innanzitutto il settore fuori casa sta crescendo, lo vedete girando per le nostre città, e in una situazione in cui i consumi alimentari in casa dal momento della crisi sono drasticamente diminuiti, sta invece aumentando il bisogno di uscire, perché sono cambiati gli stili di vita, perché sono cambiati gli orari di vita, perché è cambiato il ruolo delle donne, perché c'è bisogno di convivialità, per cui si crescono questo settore, crescono anche imprese occupate e di conseguenza anche la componente straniera. Ma forse la motivazione più importante nasce anche dal fatto che questo mestieri, perché parliamo di bar, ristoranti e di tutte le declinazioni di pubblico esercizio, sono mestieri difficili, sono mestieri usuranti, sono mestieri che spesso offrono soddisfazioni economiche spesso inferiori rispetto ai sacrifici richiesti, per cui sono purtroppo mestieri evitati o mal considerati di notte, e nei subenti delle attività molto spesso troviamo controparti straniere, cinesi, egiziani, magrebini, sudamericani, che sono una fortuna perché consentono ai miei nostri operatori di incassare l'avviamento di posizione che è il nostro TFR. Presidente, tra l'altro lei ha citato un esempio sostanzialmente in tutta Italia, ma fortissimo al nord, tanti bar italiani, gestori che mollano perché i figli non vogliono più portare avanti un'attività complessa, come lei ci ha ricordato, e subentrano quasi sempre i cinesi. Poi qui bisognerebbe aprire un discorso molto complesso e delicato anche su determinate forme di passaggio di gestione proprietaria, eccetera. Non c'è tempo oggi, però è un fenomeno che tutti noi osserviamo nelle nostre città. Grazie al presidente Lino Stoppani e viva il kebab. Perfetto, grazie a voi, buongiorno.